Adesso partiremo subito con lo spettacolo, una breve performance dell'opera di Puccini. Quindi in questo tratto di storia c'è Orlando, che è il primo paladino di Francia, che è innamorato di Angelica. Quindi lascia i suoi doveri per cercare Angelica. Non ci interessa niente se a Parigi c'è la guerra, lui cerca Angelica. E la cerca, però Angelica si trova nelle mani di un ladrone. Quindi adesso ad aprire lo spettacolo saranno le due maschere palermitane, che si chiamano Nofrio e Virticchio. E dopo faremo lo spettacolo in italiano. Va bene? Buon divertimento! Sente basso forse. E buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Bambini, il mio nome è Nofrio e vado cercando mio compare Virticchio. Però dovete sapere una cosa. Io lo dovrei chiamare, ma lui non ci sente da un orecchio. Ave una ricchia attoppata. Se mi date una mano a chiamarlo, vediamo se facciamo venire a dire qua. Lo facciamo venire qua. Allora, state attenti. Al mio tre, tutti gridiamo, compare Virticchio. Mi raccomando forte perché non ci sente. Allora, uno, due e tre. No, non ci siamo. Ogni volta che passo dalle vostre classi, ci sono i maestri, chi capi di tesi, voci chi ghiccate, le voci. Stavolta che vi dico di chiamarlo forte, vi state zitti, più forte perché chi non ci siente. Di nuovo. Uno, due e tre. Caso mio compare, onde siete? Caso mio compare, e sogno qua. Ti saluto, compare Virticchio. Ti saluto, compare Nofrio. Basta. Chi è, compare? Perché mi avete chiamato? Compare, ti ho chiamato perché chiamo a presentare un spettacolo, perché noi siamo i pupi presentatori. Giusto, compari. Ma perché tu solo non lo potevi presentare lo spettacolo? Compari, noi lavoriamo in coppia, quindi amo travagliare insiamola. Emone, presentiamo il suo spettacolo. Un minuto. Prima di presentare lo spettacolo, andiamo a presentare nuate. Giusto, giusto. E allora comincio io. Bambini, il mio nome è Nofrio Balata e a me compare ci rungo una tompolata. Ai, compare, ai, mi avete fatto diventare un asu quanto una patata. Compari, calati mano, a se non vi piglio una ricchia e vi faccio venire un ticchi ticchi. Ora mi presento io, il mio nome è Virticchio Tataranchilo, figlio Ruzzu Peppe Nappe da Bronzo e a me compare c'è una tissata. Ai, compare! Vai, Samone, dai, presentiamo un spettacolo. Va bene, e allora lo presento io, compare. Amone, compare, presenta. Rispettabile pubblico. Compare, che deciste voi? Rispettabile pubblico. Compare, vedi che non si dice rispettabile pubblico. E come si dice, compare? Bambini, io dici lo vuoto come si dice. Rispettabile pubblico. Bravo. Compare, si dice pubblico.
Compare, io non mi fino a dire pubblico, ma sono riuscito ora. Vieni, compare. Compare, toglietemi una curiosità. Ma quant'anni di scuola avete? Compare, io, modestamente a parte ciò, 3 anni di scuola. Compare, 3 anni di scuola a 50 anni. Vergogna. Compare, ma io ho 3 anni di scuola di quella giusta, però. Che cosa avete imparato nei 7 anni, compare? Allora, fatemi pensare. Il primo anno, caro compare, mi insegnavo a scrivere. Compare, non si dice a scrivere. Come si dice? A scrivere. Oh, si dice a scrivere. E io non me la fido a dire a scrivere. Ma sono riuscito ora. Compare, il secondo anno che vi insegnate? Fatemi pensare. Compare, il secondo anno mi insegnavo a leggere. E ci ride, come si dice? A leggere. Si dice a leggere. E io non mi fino a dire a leggere. Ma sono riuscito. Mia, noi, compare. Matruzza mia. Compare, il terzo anno, che cosa vi insegnaste voi? Facetemi pensare, compare. Il terzo anno, mi è successo un successo con successo simile di tutti i miei successi, non mi hanno succeduto mai. Compare, che cosa vi è successo, compare? La mia maestra se n'è andata in pensione e mi scuidava a leggere e a scrivere, compare. Bella chissà, compare. Facciamo una cosa, presentiamo un spettacolo a cui ci andiamo a pezzare. Va bene. Lo presento io, compare. Va bene, presentalo tu. Rispettabile pubblico, oggi la compagnia dell'Opera dei Pupi Brigliadoro, diretta da Salvo Bumbello, è lieta di presentarvi una performance di uno spettacolo di opera di pupi che porta il titolo Orlando libera Angelica da un ladrone. Vi auguriamo buon divertimento e buon appezzare, compare. Musica. Ammena e non gridare! Me ne prego! Lasciatemi libera! Ti lascio libera! Tu per me sei oro! Tutto quello che vedo e mi piace, io me lo prendo e me lo porto con me alla fiera del Salonicco, dove lì ti venderò come una schiava al miglior offerente. Me ne prego, io sono una principessa. Venite da mio padre, vi farò pagare tante monete d'oro. Tuo padre, come minimo, mi farà impiccare nel primo albero. Adesso state zitta e non parlare, perché ti porterò alla fiera del Salonicco, dove lì ti venderò come una schiava. Aiuto! State zitta! Quanto parli! Mio Dio, che vedo mai una fanciulla in pericolo? Come cavalier d'onore, io stesso devo salvare quella fanciulla. Quanto sei bella! Più che ti guardo, più bella mi sembri. Ehi. Adesso ci incammineremo verso la spiaggia. Amico. Così arriveremo presto. Ma costui è completamente sordo. Ehi. Me ne prego, salvatemi la vita.
mettiti da parte e non ti muovere. Soldati, state attenti. Tu che cosa vai cercando, cavaliere da strapazzo? Vedo da lontano che trascini e maltratti quella fanciulla. Perché non la lasci in pace e te ne vai per la tua strada? E a te cosa importa? Io vedo che tu indossi una bellissima armatura. E se non me la consegni, ti farò saltare la testa dal busto! Come? Non conosci le regole della cavalleria? Non lo sai che le fanciulle non si sfiorano nemmeno con un fiore? Mi fai ridere! Se non ti spogli, ti farò assaltare dai miei soldati! Ho capito le tue intenzioni. Visto che non mi vuoi ascoltare, ben altro ti voglio dare della mia armatura. Che cosa mi vuoi dare? Oro, diamanti? Ti darò la mia spada nel tuo perfido cuore. Ermagone trivicante, satiro, Saturno e tutti i dei dell'inferno. E allora preparati a morire! Soldati, assaltatelo! Tamoso, assaltiamolo! Venite a cento a cento! La mia spada vi taglierà fil di vento! Quella! Qui! In guardia! Ehi! Assaltiamolo! Alle armi! In guardia! Venite! Ehi! Assaltalo, assaltalo! Stacca, stacca mu. Che cosa hai fatto? Hai ucciso i miei soldati! E ancora sei in tempo per battere la ritirata. Questo non lo farò mai. Qui troverai un osso talmente duro e tu non lo potrai rosicchiare. E allora prendi le dovute distanze e vieni meco al combattimento. E in guardia! Quella! Fila! Ah, in guardia! Ah, non ci volevo venire questa sera! Hai avuto quello che ti meritavi. Doncella, venite avanti. Cavaliere, grazie per avermi salvata. Eccomi ai vostri piedi. Alzatevi, dolce fanciulla. Mio Dio, ma tu sei angelica! Angelica, amore mio! Finalmente ti trovo! Come, cavaliere? Voi conoscete il mio nome? Come, Angelica? Non conosci le mie armi? Non senti il timbro della mia voce? Oh, non ve ne prego! Alzatevi la visiera! Subito, amore mio! Guarda chi sono! Orlando! Angelica! Vieni, amore mio, un abbraccio! Angelica! Finalmente ti trovo, amore mio! Ma lo sai che per amor tuo ho lasciato i miei doveri?
Orlando, ti prego, non mi stringere così forte, mi fai male. Scusami, Angelica, ma quando ti vedo... E poi ci sono i bambini che ci guardano. Ma i bambini non hanno paura, vieni, Angelica! Loro no, ma i genitori sì, Orlando. Hai ragione, scusami. Adesso ti accompagnerò io stesso da tuo padre. E nessuno oserà toccare un capello della tua testa. Andiamo, amore mio. Andiamo. Grazie. Grazie. Tieni questo. Allora, questa era una breve performance. Questo spettacolo dura quasi 1 ora e 10. Quindi, ecco, la testa, volevo spiegare questo, che è interessante. Allora, questi di qua sono pupi ad effetto. Questi pupi sono fatti apposta per fare determinati movimenti. Quindi questo è un saltatesta. C'è un'insanatura che viene messa qui in questo ferro, guardate. Ed è di nuovo vivo e vegeto, quindi i pupi non si fanno mai male. Si possono rimontare sempre. Basta fare questo movimento. Quando gli do il via al mio aiutante, guardate come salta la testa. E salta di nuovo la testa. Quindi queste cose non le abbiamo inventate noi. Già nel 1800 esistevano i pupi ad effetto. Quindi noi cerchiamo sempre di portare avanti questa tradizione e speriamo che al più presto diamo una svolta. Grazie. E buonasera, grazie.